Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo a analizzare la partita appena conclusasi contro la SPAL, vinta dal Pisa per 3-0 all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Bene ragazzi, io vi metto in sovrimpressione la formazione e faccio una premessa. Intanto per incominciare, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Allora, intanto la premessa è questa. Io la volta scorsa su Cittadella avevo detto che non mi erano piaciuti l'articolo di Michele Bufalino, no? Anche se è un grandissimo amico, e poi non mi erano piaciute le dichiarazioni di Mazzurro, perché i ragazzi la volta scorsa sono scesi in campo contro Cittadella con la mentalità sbagliata, secondo me. Erano nervosi, non erano i ragazzi di sempre, anche perché se andiamo a vedere praticamente diciamo gli assenti sono gli stessi di quando abbiamo giocato con il Cittadella, perché praticamente sostanzialmente non abbiamo recuperato nessuno, i giocatori sono gli stessi. Mister D'Angelo oggi ha messo in campo una formazione veramente giusta, i ragazzi si sono amalgamati, erano tutt'uno, erano uniso, né più né meno. Questo è lo spirito, questo è lo spirito di scendere in campo. I ragazzi devono scendere in campo con la mentalità libera, devono pensare solo a giocare, quello devono fare, non devono pensare ad altro, devono pensare a giocare con la consapevolezza che sono il Pisa, una grande formazione e una formazione spinta dall'amicizia che c'è con loro, dalla collaborazione che c'è in loro. Questo è lo spirito combattivo, questo è lo spirito che vogliamo vedere in questi ragazzi e in questa formazione. Almeno io è lo spirito che voglio vedere, che i ragazzi lottano su ogni pallone, e stasera i ragazzi hanno lottato su ogni pallone. Sì, qualche sbavatura, ma non vuol dire niente. Alla fine i ragazzi hanno giocato con la consapevolezza di essere una grande squadra, di essere uniti e di lottare uno per l'altro. Questo è lo spirito giusto. Subito ai primi minuti Strefezza, inizio partita, fa un fallo veramente brutto su Quaini. Io sono sentito anche con gli amici, ero preoccupato, che ho detto madonna se ci viene meno anche Quaini stasera, e invece meno male si è ripreso, è stato ammonito, ma secondo me c'era forse qualcosa in più. Comunque va bene così. Poi al 35esimo ci prova De Vitis, poi al 42esimo Sala stende Birindelli e viene ammonito, e niente, Pisa fino a qui ha tenuto bene il centrocampo, ha fatto gioco. Diciamo che la SPAL tutto sommato in primo tempo si è vista poco e niente, una due volte, e non ha impensierito assolutamente né la difesa né tantomeno gol, ma il gol era nell'aria, e al 43esimo Birindelli assist su Mazzurra e Mazzurra in sacca e batte Beriscia. E ragazzi, io sono saltato fuori, cioè non vi dico cosa è successo in casa. Va bene, il primo tempo finisce qua, le formazioni scendono negli spogliatoi sull'1-0 per il Pisa. Inizia il secondo tempo e Marino adotta la sostituzione, Tumminello per Sala, ma alla fine non cambia niente. Un Pisa sempre più determinato, sempre più avanti, una spinta veramente indescrivibile nel secondo tempo. I primi minuti sono stati, abbiamo preso letteralmente a pallonate la SPAL, va bene? A pallonate la SPAL, una SPAL non ha capito niente per i primi quarto d'ora, 20 minuti la SPAL non ha capito niente, non ha capito neanche dove si trovava la SPAL, perché è stata presa letteralmente a pallonate. La 46esimo Marin di poco fuori, al 55esimo Marconi tira e viene deviato. Io sto dicendo solo quelle che sono state, diciamo, le azioni più salienti, perché poi ce ne sono state una valanga, ma ora ne sto qua a menzionare tutte. E finalmente poi esce, diciamo così, l'uomo gol per la SPAL, esce l'uomo gol, e voi sapete chi è l'uomo gol? Ve lo dico io, è Asensio, l'uomo gol che ha passato i 6 mesi più brutti della sua vita qui a Pisa, lacrime,
è stato insultato, hanno preso a parolacce, non lo so, dichiarazioni sue, andate a vedere, io non mi sto inventando niente, dichiarazioni sue, l'anno scorso contro il Cosenza, perché mi puoi giù risentire le registrazioni, ecco, bene, essere chiari. Quindi, dichiarazioni dell'uomo gol che esce e viene sostituito da Floccari. Ma Marino può sostituire chi vuole, perché stasera non ce n'è per nessuno. Un Pisa padrone del centrocampo, un Pisa padrone da tre quarti, un Pisa padrone totale del campo. Al 59esimo Brindelli di poco fuori, al 61esimo Gucker e Berisha fa il miracolo. All'80esimo Marsura per Mazzitelli e rete, Berisha è battuto per la seconda volta, è venuto giù anche il tetto, è venuto giù anche il tetto, vi posso assicurare che qui a casa è venuto giù anche il tetto, non ce n'era per nessuno. Beh, poi il mister ha fatto bene a effettuare la sostituzione all'86esimo per guadagnare tempo, è ovvio. E non solo ha guadagnato tempo, andremo a vedere. Quindi all'86esimo esce Palombi per Marsura, bravo, Siega per Gucker, bravo, e Pisano per Quain, bravissimo. Bene, siamo all'86esimo, quindi la partita va avanti su una ripartenza, su sviluppo data a vuoto della SPAL. Il Pisa riparte al 91esimo e riparte in 6. Ragazzi, i ragazzi sembravano essere freschi, sono ripartiti e sono ripartiti in 6, avanti. Pisano palla al piede, pallone in mezzo deviato da un difensore della SPAL e Siega in sacca, e a quel punto è venuto giù anche il Cantone, è venuto giù di tutto e di più, perché stasera il Pisa si meritava non il 3-0, altro che 3-0, qui noi se finiva 5-0 non avevamo rubato niente a nessuno. Non avevamo rubato niente a nessuno. Questo è quello che penso io. Questo è quello che penso io. Perché il 4-0 dell'andata non era... Era un 4-0 bugiardo. Bugiardo, perché Pisa stasera si meritava molto, molto di più. Perché Pisa ha dato tanto. È stato padrone totale del campo. Padrone totale del campo. Quindi non sono servite tutte le... di magie di Marino, non sono servito a niente. Bene ragazzi, io in questa disamina non lo so, la finirei qua, però ecco, prima di finirla, tabellina alla mano, 19 tiri per noi, e dico 19 tiri per noi, 4 per la spalla, tiri in porta 7 per noi, 2 per la spalla. Questo è quanto il tabellino dice, sostanzialmente quella che è stata la partita di stasera. Quindi per concludere, un Pisa che quando scende in campo, come dico io, con la mentalità giusta, le idee giuste, avete voglia di dire che Sandro, il sostegno alla squadra c'è e c'è sempre, sempre e comunque, ma io sono obiettivo nelle cose, ragazzi. L'obiettività è quella che poi alla fine paga. Bene, io per questo video la finirei qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso affronteremo il Pordenone, speriamo di recuperare qualcuno, e se così non dovesse essere, i ragazzi hanno dato dimostrazione stasera. Ripeto, che quando si scende in campo concentrati, questo Pisa non lo batte nessuno. Non lo batte nessuno. Bene ragazzi, che dire più? Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Ragazzi, alla prossima disamina e a posto così.